nostro rapporto ha misurato sulla base di centinaia di variabili la sostenibilità delle imprese agricole italiane. E per sostenibilità intendiamo la sostenibilità ambientale, quella sociale, la capacità di prevenire il rischio e di gestire il rischio e anche la qualità dello sviluppo economico, con indicatori come la presenza delle donne, la presenza dei giovani nel lavoro agricolo e la continuità dei rapporti di lavoro, cioè la qualità dei rapporti di lavoro. Bene, quello che osserviamo è che il settore vitivinicolo è ai primi posti, ha livelli di sostenibilità sensibilmente superiori alla media del settore agricolo e contribuisce anche con una capacità di innovazione e di valorizzazione del territorio alla sostenibilità generale del nostro paese. Ora, come presidente della Federazione Vitivinicola direi che il settore vitivinicolo è sempre quello all'avanguardia, ma parlando più seriamente, il settore vitivinicolo è quello che ha avuto per primo tutta una serie di impegni e di difficoltà derivati direttamente da quello che era un discorso climatico, che quindi andava coniugato con tutto un sistema di reazione a queste difficoltà, e parliamo cambio climatico, quindi un discorso della siccità, cambio climatico per quello che riguardava tutta la parte meteorologica, la parte quindi anche il discorso grandine, cambio di clima, cambio climatico con tutto un discorso anche di gelate precoci che cominciavano a diventare sistematiche. Quindi bisognava reagire pur continuando a sviluppare un'attività di qualità nell'ambito dei vigneti. Abbiamo bisogno comunque di un ombrello di protezione. Con Real Mutua è stato trovato un interlocutore che un'interlocutore di altissima vecchia tradizione come la Confagricoltura. Ci siamo capiti abbastanza subito, abbiamo cominciato a lavorare insieme, ci hanno fornito tutta una serie di attrezzi utili per poter reagire a queste difficoltà, per poter quindi concentrarsi su uno sviluppo sostenibile di un prodotto di qualità nel rispetto delle normative attuali. La Reale ha voluto investire in sostenibilità perché da sempre è attenta ai bisogni della collettività, perché ritiene che non sia soltanto, diciamo, uno gli ambiti da andare a considerare, ma l'esigenza a tutto tondo dei soci, dei mercati e quant'altro. Investire nel rapporto vuol dire dotare le aziende che entrano a far parte di questo ecosistema di elementi effettivamente concreti e misurabili, che dimostrano il loro impegno dal punto di vista della sostenibilità in diversi ambiti, che non è soltanto attenzione all'ambiente, ma anche attenzione alle persone, attenzione al contesto e alle modalità in cui lavorano. Del resto questo oggi è uno degli elementi per cui il mondo agricolo deve fare un passo avanti, perché essere sostenibili vuol dire anche essere diversamente competitivi. I mercati cercano la sostenibilità, ma anche i consumatori, perché più di un consumatore su due, per esempio, nonostante la pandemia, dice che ha modificato il proprio comportamento, soprattutto di acquisto, proprio per esempio per esigenze di tipo climatico.